Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi in questo video vorrei parlare delle palette natalizie che mi sono piaciute di più e come brand ho scelto Sephora, Too Faced e Dior. Questo perché avevo già fatto tre video dedicati alle collezioni make-up di Natale di Kiko, di Essence e di Pupa, quindi le palette di quei brand le trovate già comunque all'interno di quei video, quindi non le ripeto ancora una volta, ma sappiate che mi sono piaciute molto anche quelle sia di Kiko che di Essence, perché Pupa non ha fatto palette. E comunque, insomma, le trovo molto carine, quindi vi invito ad andare a vedere anche quei video. Invece, in questo video volevo parlarvi di palette, di brand diversi che comunque sono, secondo me, molto belle, che a me comunque sono piaciute tantissimo e che possono assolutamente andare benissimo per Natale perché hanno dei colori che vanno, ad essere proprio perfetti per un make-up tipicamente natalizio, quindi con quella brillantezza e lucentezza che, nel periodo di Natale comunque a noi donne piace sfoggiare sia sugli occhi che sul viso che sulle labbra. Partiamo dalla palette di Sephora, la Night Palette a forma di civetta. Ha questo packaging a forma di civetta e questa apertura a farfalla. È veramente bellissima secondo me. Ha 130 cialde fra occhi, viso, labbra, sopracciglia ed è veramente una bellissima idea regalo, anche perché il prezzo è assolutamente fattibile, perché mi sembra siamo sui 29,90 euro, quindi comunque è una bella palette, un bel regalo che ha all'interno poi anche dei bellissimi colori. Poi Sephora ha fatto un'altra palette un po' più piccola, veramente molto molto carina, che ha un packaging dorato col cielo stellato, 8 ombretti pigmentati con tonalità perlate, matte e dorate. E anche questa mi sembra veramente una palette bella. Poi c'è una palette un po' più piccolina, che però comunque rimane sempre molto bella, che ha 8 ombretti, un blush, una cipria e un illuminante. E anche questa è molto completa secondo me, perché va bene sia per gli occhi che per il viso, perché abbiamo anche blush illuminante ed è comunque una palette carina, natalizia, con dei colori comunque molto belli. L'ultima palette di Sephora che vi mostro è la Midnight Wishes, che ha veramente dei bellissimi colori. Sono 16 ombretti dal finish matte, perlato e metallizzato, quindi è veramente una bellissima palette. Anche questa poi ha un bellissimo packaging. Quindi io credo che Sephora quest'anno abbia veramente scelto un bel packaging, un tema comunque particolare. L'anno scorso aveva fatto tutto a tema volpe, quest'anno tutto a tema gufo, civette, quindi è un po' particolare. Poi c'è questo cielo stellato che ricorda molto la notte di Natale, sembra un po' una cartolina natalizia. Quindi è veramente bello. Adesso passiamo alle palette di Too Faced. Quest'anno Too Faced ha fatto una cosa molto carina, tre palette triangolari che se voi andate a mettere insieme vi vanno a formare l'albero di Natale. Queste tre palette vi faranno realizzare comunque un make-up completo, perché avrete sia ombretti che blush che illuminanti e poi questa forma un po' particolare, triangolare, che va poi a riprendere l'albero di Natale. E avrete 18 ombretti, glitter, matte, luminosi, 3 blush, terre e illuminanti, quindi tutto quello che serve in una confezione super natalizia. Un'altra palette veramente bellissima di Too Faced è la Ginger Bread Spice, spero di averlo pronunciato bene, comunque quella che ha il packaging che ricorda il biscotto allo zenzero, infatti dovrebbe avere comunque una delicata profumazione di zenzero. E a me questa palette è piaciuta tantissimo, perché se guardate il packaging comunque davvero vi fa venire in mente il Natale, perché è proprio il classico biscotto di Natale, colomino di Natale, è una cosa bellissima. Questa palette contiene 18 ombretti con sottotono caldo, finish opaco, satinato e shimmer, e dovrebbe anche profumare delicatamente appunto allo zenzero. È una cosa veramente bella. A me queste cose piacciono sempre, quindi ragazzi, io quando vedo questi packaging mi esalto. Quindi insomma, io dovevo portarla sul canale questa cosa. Poi, sempre rimanendo in tema di packaging un po' particolare, abbiamo la Sugar Cookie, quindi abbiamo una palette che ha un packaging con tutte le paste di zucchero, biscotti di zucchero, quindi insomma, tutti quei dolci allo zucchero un po' particolari, glassati, sì, quindi insomma, anche questa è una palette sicuramente golosa,
che contiene dei toni rosati, oro, marroni e ha questo packaging appunto un po' particolare. Questa è più piccola, però veramente carina. Poi, sempre rimanendo in tema di packaging un po' zuccherosi, un po' dolci, abbiamo la Tickled Peach, che è un'altra mini palette che ha dei toni più sull'arancio, sul viola. È un packaging che comunque ricorda la fragola, perché ha questo packaging un po' particolare, che forse non è troppo natalizio, perché questo packaging a me ricorda un po' più l'estate, in realtà, con la fragola, con i toni del rosa. Però comunque io l'ho trovata nelle palette natalizie, quindi io l'ho inserita perché comunque mi sembra carina. Comunque tutta una serie di palette, queste qua con questi packaging particolari, che possono essere veramente anche delle ottime idee regalo. Mi piace molto questo packaging così un po' particolare. Adesso passiamo a un brand di livello, diciamo, molto alto, perché stiamo parlando di Christian Dior. Io di solito non faccio video su brand così tanto costosi, però ho pensato che comunque chi guarda i miei video potrebbe anche essere molto più facoltoso di quanto sono io, e ci vuole poco, vi assicuro che ci vuole poco, però comunque ci sono persone che magari vogliono anche comprare dei brand che siano un pochino più elevati come costo. E vi parlo appunto delle palette di Dior perché secondo me sono molto belle. Hanno un packaging veramente sofisticato perché ricorda un po' il portafoglio. Sono molto ben rifinite e credo che siano veramente bellissime. Se regalate una cosa del genere fate sicuramente bellissima figura, ma anche se la comprate per voi stessi, comunque avrete una palette di ottima qualità con un packaging molto sofisticato e particolare, soprattutto se magari volete anche tenerla nella borsa. Con un packaging di questo tipo assolutamente può essere adatta. La prima che vi faccio vedere è una palette che va bene per occhi e labbra e ha 6 ombretti, 3 rossetti dal rosa al rosso, e gli ombretti vanno in tonalità nude, marrone e beige, quindi anche questa secondo me ha comunque dei bei colori. Poi la seconda è una palette che ha 5 ombretti nude, oro e nero, e sui toni comunque luminosi e opachi. Quindi secondo me queste due palette sono costose, perché comunque stiamo parlando di una palette firmata, perché comunque porta la firma di Christian Dior. Però io ho voluto comunque farvele vedere perché le ritengo particolari e comunque di ottima qualità, quindi sicuramente sono degli ottimi acquisti poi se scegliete di farli. Io per oggi mi fermo qua, ma torneremo comunque a parlare di make-up, a parlare di Natale, a parlare di feste, a parlare di acquisti, a parlare anche di quei temi che a me piacciono tanto, che metto sul mio canale, ossia tutti i temi noir e paranormali. Quindi continuerete a vedere tutto. Io per adesso vi saluto, vi mando un bacio enorme, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e mettete un like. Ciao ragazzi, alla prossima!